21 in punto, buon martedì, ben ritrovati con Proteram, un'ora insieme per analizzare il campionato dei biancorossi. Si è chiusa una settimana ricca di impegni col turno infrasettimanale di campionato che insomma è andato così così per chi ci ha seguito nell'edizione speciale di domenica scorsa, cioè di domenica scorsa, di martedì scorso, cominciamo bene, che si è chiuso con il pareggio interno con il Monza e si era aperto invece con la bella vittoria sabato scorso contro il Rimini. E insomma è un bilancio tutto da analizzare, ci sono degli aspetti positivi, altri un po' meno, decisamente meno. Ne parleremo questa sera, in questa serata, di Champions e di Lega Pro, perché tra poco, anzi adesso, stanno scendendo in campo Lione e Barcellona e Liverpool Bayern Monaco, grandissima partita, ma si è chiuso il primo tempo del recupero di Rimini Ternana, partita sospesa lo scorso 30 dicembre per una nebbia fittissima, finita 0-0, si è ripartita al 18° minuto, quindi si è giocato di fatto un primo tempo light, e adesso seguiremo insieme il secondo tempo tra poco. Ecco, queste erano più o meno le immagini lo scorso 30 dicembre a Rimini, insomma diciamo che si vedeva ben poco. Comunque si è concluso il primo tempo, nebbia non ce n'è, 0-0 ancora, sono due squadre che più il Rimini che la Ternana potrebbero battagliare, anzi battaglieranno con il Teramo per la salvezza. Ne parleremo questa sera con, lo ritrovo con piacere, Umberto Sorgentone. Ciao Umberto, ben ritrovato. Buonasera e grazie per l'invito. Assolutamente, dovere. E i miei due compagni di viaggio, Ania Cantagalli, ciao Ania. Buonasera. Con una camicia molto ben augurante. E sì, e con Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, anche lui, quindi bianco, rosso, nero, belli. Eh sì, poi de gustibus, loro, diciamo, caro. Voleva intendere che la squadra che ha questi colori si potrebbe dedicare a un'altra disciplina che è richiamata dalla suddetta camicia. Vabbè, scenderà in campo giovedì e vedremo cosa farà. Per loro è una partita di scacchi. Per loro è serata di vigilia, per noi no. Ho provato a cercare, ma non c'è. Ne parleremo insieme a voi, qualora lo vogliate, al 392-623-7060. Se volete fare delle domande, delle considerazioni su come stanno andando le cose. Ma come stanno andando le cose poi in realtà, caro Umberto? Perché veniamo fuori da una settimana con tre impegni. Uno è andato molto bene, uno è andato molto male. L'altro, diciamo che il pareggio lascia un sorriso solo a metà, però insomma si giocava contro forse delle tre la squadra più forte, contro il Monza. Allora diciamo che, per esordire, che nulla di nuovo sotto al sole, perché comunque il trend del Teramo è stato sempre altalenante. Diciamo che certo l'ultima partita di sabato con il Monza lascia un po' l'amaro in bocca, perché se tu vai in vantaggio a 10 minuti dalla fine si spera, si presuppone che comunque la riesca a portarla in porto. È andata così e comunque è sempre un punto. La partita fondamentale è stata quella con il Rimini, perché quella era da vincere a tutti i costi, sì. Perché come dicevi tu, io ad esempio non penso che la Ternana, al di là dei problemi che può avere adesso perché comunque sta facendo una rincorsa, non penso che la Ternana lotterà per le ultime posizioni, mentre il Rimini lotterà con noi, quindi era importante vincere con Rimini. La partita non è stata bellissima con Rimini, però quelle sono partite che tu comunque devi vincere. E si è vinto, e questo è importante. Per il resto non lo so, Jacopo, questa è una squadra che capita un po' da anni che non riusciamo a fare previsioni, perché alterna prestazioni convincenti, magari a volte non arriva il risultato ma la squadra comunque gioca e si esprime bene, e ha prestazioni assai poco convincenti. Cioè non lo so da che cosa derivi, perché comunque io sento, leggo chi dice l'allenatore, però gli allenatori ne abbiamo avuti 6 in questi 3 anni, e quindi giocatori che vanno e vengono, quindi non lo so da che cosa dipende. Secondo me è una cappa che noi abbiamo, come ti posso dire,
è un qualcosa da svoltare, non lo so, non ti so dire di preciso, non saprei dirtelo. Si è detto che questa è la miglior squadra degli ultimi 3 anni, forse se si va a vedere i giocatori, però il campo dice sempre quello. E non sempre ci potrà andare bene, perché noi veniamo negli ultimi 2 anni da ringraziare il Piedone di Caidi, da ringraziare il commercialista di Sant'Arcangelo. E quest'anno il fatto che comunque ci sarà una sola retrocessione diretta e solamente 2 squadre che andranno in play-out, quindi questo forse. Beh, qui cambia tutto. Forse anche peggio, cioè nel senso anche meglio. Cioè, ecco, se qualcuno salta. Chiaramente se in tutto parliamo, questo, come vedete, si interseca, perdonami, si interseca anche, l'avete visto dal primo messaggio che è arrivato, si interseca anche la questione evidentemente società, e non avevamo dubbi che ci avreste chiesto. Tra un po' ci arriviamo, prima facciamo il punto della situazione, poi ci arriviamo, promesso. Scusami, ti ho interrotto. No, assolutamente, cioè, diciamo, questo è per ritornare al discorso che alla considerazione, alla, diciamo, all'appreciazione che Ania faceva. E questo è un altro tema, cioè il fatto che le regole non si sanno prima, che cambia in corsa, che ci sono squadre che come il Matera, che addirittura pare, questo comunque ho letto, che non aveva presentato la fideiussione neanche all'inizio del campionato. Io ricordo che adesso, quando dobbiamo tra virgolette criticare la società, lo facciamo, ma quando dobbiamo dire bene dobbiamo anche dirlo. Mi ricordo che il Teramo Calcio, insieme ad altre società, si era affidata ad una società, alla Finward, poi ha dovuto cambiarla. Ma cambiare non significa che devi dare garanzie, non è verso un bicchiere d'acqua, devi dare garanzie ulteriori, non è semplice. Il Teramo Calcio insieme ad altre società lo fa, una fideiussione bancaria, appunto, cioè, quindi, ma anche i tempi tecnici per le nuove documentazioni, certo, eccetera. Anche perché si aspettava una, se non ricordo male, una sentenza del Consiglio di Stato che accertasse, sì. Ecco, invece poi ci stanno società come il Matera che fa tutto il mezzo campionato senza stare in regola. Voglio anche ricordare che il Chieti Calcio per 2 anni ha preso penalizzazioni per problemi legati alle fiduzioni di iscrizione. È l'ultimo anno che il Chieti Calcio retrocesse, con quel punto, vincendo l'ultima col Foggia che vinceva 2-0, sarebbe andato a fare i play-out, quindi magari si salvava, magari non falliva, questo per dire. E poi arriviamo alla farsa, no? Arriviamo a Cuneo proprio a Cenza. Sì, vabbè. Noi lo abbiamo, insomma, detto anche. No, scusa, e poi chiudo. Io mi stupisco e mi scandalizzo che si stupiscono e si scandalizzano i vertici federali. Cioè, Gravina dov'era fino a qualche mese fa? Ma sai cos'è? Pirelli, secondo me è un'autoassoluzione postuma, nel senso, noi non sapevamo. È colpa degli altri. Poi in realtà il gioco preferito di questo paese, di questa nazione, noi non sapevamo. Se l'avessimo saputo, non vi preoccupate, avremmo fatto qualcosa. Però dall'anno prossimo cambierà tutto, si è detto già più. Ecco, dall'anno prossimo cambierà tutto, poi. Ma anche l'anno scorso si cambierà sempre l'anno dopo. Quindi magari aspettiamo l'anno prossimo se cambieranno le cose. Tu sei giovane, io aspettare i cambiamenti, c'ho la barba bianca. Ania, come hai visto, arrivano tanti dei messaggi che riguardano la società, e so che ci darai farai un po' il resoconto, non delle novità, perché in realtà poi grandi novità non ce ne sono. Una cosa devo dire a scanso di equivoci, siccome poi in queste situazioni c'è sempre un bailam di nomi, di voci, il capitale dice che la società non si è più in grado di fare calcio. È uscito anche il nome di Angelo Renzetti. Ora, io non so da dove sia uscito, però poi un consiglio, non sempre per forza perché si dice è automaticamente vero. Vero nel caso di Renzetti, Ania? Nel caso di Renzetti, quello che sappiamo noi è che al momento le voci che ci sono di un avvicinamento non corrispondono al vero. Erano vere mesi fa, un anno fa, se non ricordo sì, male, c'era stato un avvicinamento ed era effettivamente un avvicinamento perché poi reale che succede? Poi non si è andato. Esce la voce, poi evidentemente è priva di fondamento, la cosa non si concretizza, ecco, allora non si vuole cedere. Cioè, bisogna anche cercare di capire che cosa è vero, da che cosa non lo è. Perché altrimenti poi si rischia magari di far confusione.
Scusami se ti ho interrotto. Sì, è anche difficile fare chiarezza nel momento in cui effettivamente ci sono tante cose che ancora devono chiarirsi, perché da quello che sappiamo anche noi è tutto un districarsi, un intersecare di situazioni che attualmente, su cui attualmente è difficile parlare anche per noi, perché comunque arrivano poche indicazioni da parte della società, se non nulla, e quindi di conseguenza facciamo anche un po' fatica anche noi. Possiamo solo chiedere, verificare, è vero questo? No. È vero questo? Altro no. Di conseguenza l'unica cosa di cui siamo certi di sapere è che attualmente si sta cercando, ormai da settimane, di provare ad allargare la base societaria. Uno dei nomi è sicuramente Davide Ceci, imprenditore di Nerito, di Crognaleto, che tra l'altro è stato anche presidente di Agenore Maurizi ai tempi del calcio a 5, però quello che sappiamo attualmente è che il suo nome poteva essere effettivamente reale, un suo ingresso, attualmente non è così vicino ad entrare. Ceci era sabato a vedere Teramo Monza, era presente al Bonolis, sembrava effettivamente ad un passo dall'ingresso in società, attualmente non sembra così vicino, però domani la situazione potrebbe ricambiare di nuovo, proprio perché è una situazione in divenire che cambia di ora in ora e su cui anche noi abbiamo bisogno di un po' di tempo, di elementi in più per fare chiarezza, ma è una conseguenza del fatto che si sta lavorando da tempo, si sta provando a intersecare diverse situazioni e quando saranno intersecate probabilmente capiremo qualcosa in più. Attualmente l'unica cosa reale è che questi ingressi, che sicuramente ci saranno, probabilmente ci saranno, potranno cambiare probabilmente molto dell'organigramma societario. Ci si aspettano diversi cambiamenti. Adesso quali e dove? È presto per dirlo, però cambiamenti ci saranno dei cambiamenti. Io credo, a rigor di logica, che se un socio entra, sicuramente nella struttura tecnica qualsiasi persona che entra in una società vuole mettere un suo esponente. Scusami, struttura tecnica significa direttore sportivo e allenatore. L'allenatore non cambia, perché avete ricordato. Ma c'era un feeling, se io presumo. Io vado a rigor di logica perché non ne sappiamo nulla, ma se io metto dei soldi all'interno di una società, io voglio qualcosa. Mi sembra difficile che qualcuno metta dei soldi, ma non per non comandare, per scartabellare le carte. Per la versione di Matteo, che comunque sarebbe dovuto diventare l'amministratore delegato. No, non posso mettere dei soldi in una società e non aspettarmi nulla da quella società, nel senso, io non metto un euro nella società perché ho voglia di mettere un euro. Voglio mettere un euro perché voglio fare qualcosa. Ad esempio, mi rifaccio alla questione di Matteo, che era stato presentato come amministratore delegato. Sì. Se tu hai un amministratore delegato, devi dargli appunto delle deleghe. Certo. E quindi quelle deleghe possono essere più o meno ampie. Quindi cambiare di fatto, intanto tu ridimensioni comunque un ruolo di un direttore generale, che un direttore generale, quando non c'è l'amministratore delegato, giocoforza fa tutto, non fa solo l'organizzatore, ok? Se hai un amministratore delegato può anche andare a firmare un contratto invece della società. Quindi dipende anche da che tipo di mansioni vai a dare, per vedere come sarà strutturata poi la società. Magari poi alla fine non saranno soci, saranno sponsorizzazioni. Questo è tutto un quadro ancora da disegnare, che si sta disegnando in queste ore. Ma nel caso di Matteo penso che si parlasse di cessione di quote, se non ricordo male. Sì, erano cessioni di quote, amministratore delegato. Ma in generale si parla di cessione di quote, poi che tutto possa essere magari, siccome come spesso, ed è questo probabilmente l'equivoco in cui cadiamo tutti, cedere delle quote di una società di calcio non è come comperarsi un pacchetto di sigarette al tabaccaio. Evidentemente poi ci si siede a tavolino, vero Andrea? Ci si siede a tavolino, si cerca di vedere che cosa cerca l'uno, qual è l'interesse dell'altro, qual è l'impatto economico, che cosa comporta, cioè è tutto in divenire e non è così scontato poi che tutto sia come quando ci si siede al tavolo. Quando ci si alza dal tavolo può uscire un organigramma totalmente differente rispetto alle premesse, soprattutto se quando si va a dividere la torta un po' tutti vogliono questa torta. Le cose possono essere difficili quando bisogna mettere insieme tante teste, ma possono essere anche più semplici. Siccome si parla di questi nuovi ingressi non solo da quest'anno ma da più stagioni, probabilmente anche per questo motivo che la squadra poi in campo produce quei risultati scadenti che sta producendo. Certo. Avete già ricordato il play-out,
il ragioniere del, no, scusa, del Sant'Arcangelo. La squadra ha sempre percepito quello che deve percepire, quindi il lavoratore trattino giocatore va in campo, non va, cioè non è una situazione in cui non prendi lo stipendio, il giocatore dovrebbe stare tranquillo perché comunque lo stipendio da sempre lo hai preso. Non è un fatto di tranquillità, Umberto, è un fatto di come viene allestita la squadra anche. Perché se, come tu parli di carenze tecniche, diciamo, della squadra, se la squadra è un Frankenstein che viene allestita un po' dal presidente, un po' dal direttore, un po' dall'allenatore, poi arriva un altro questa definizione è molto bella, poi arriva un altro direttore generale, arriva un altro direttore sportivo, poi arriva un altro direttore sportivo e poi arrivano altri giocatori portati da questo, portati da quest'altro, sia la gestione che viene fatta della squadra, la gestione tecnica, la gestione dentro il campo viene fatta dall'allenatore, la gestione fuori dal campo viene fatta dal direttore sportivo. La società, i ruoli, direttore sportivo, direttore generale e presidenza sono gli stessi ormai da 3 anni, per cui due anni, insomma, quando è che è arrivato... Umberto, cioè, qui sono cambiati ogni anno sono. Ora è vero che sì, ma Federico è arrivato un anno fa, ma prima di lui ricordiamoci anche Repetto, Lupo, Bolla, eccetera, eccetera. Cioè, quello che è successo in questi anni è sotto gli occhi di tutti. Sì, l'ho ricordato prima. Però perché... io non mi vorrei troppo dilungare. Provo ad andare subito al sodo. Questo lavorio a cosa è finalizzato? Io voglio dire questo, l'attuale proprietà è in grado di fare ancora calcio, sì o no? Se è in grado di fare calcio con un sostegno di altri soci minoritari è un conto. Se si comincia a parlare di un affiancamento di soci che abbiano più o meno la stessa quota e poi governare una società, comincia a essere difficile. Chi dà le linee guida? Chi stabilisce chi è il nuovo direttore generale, se ce ne sarà uno nuovo, il nuovo direttore sportivo, il nuovo allenatore? Cioè, queste poi sono situazioni che si riverberano sui risultati della squadra, perché poi l'allestimento, la coerenza nel mettere insieme i giocatori passa tutto da una stabilità societaria. Quindi io chiudo dicendo e ponendo ancora una volta questa domanda: tutto questo è finalizzato al fatto che Campitelli riesce a portare avanti il progetto calcio con un sostegno, oppure non ce la fa e si cerca un palliativo che però è tutt'altro che producente, anzi è controproducente? Io penso che il presidente, intanto sperando che la squadra si possa salvare, debba fare una riflessione importante e capire se lui è nelle condizioni di poter portare avanti, come ha fatto negli anni belli che Umberto ha anche vissuto in prima persona, dove lui comandava, lui sceglieva le persone e le persone poi lavoravano ognuno facendo il proprio compito, oppure se ci sono delle difficoltà a fare questo. E se ci sono delle difficoltà, a quel punto trovare nel territorio le risposte ideali per un eventuale... E se non si trovano? E se non si trovano è un problema, perché poi l'auspicio è che il territorio riesca a garantire la prosecuzione di un'attività sportiva. Allora, partiamo però da questo presupposto, perdonami se ti interrompo, partiamo dal presupposto che oggettivamente il territorio non ha prodotto niente. E allora, siccome... Perché adesso... Perché bisogna dare un colpo al cerchio, io ho capito perfettamente, bisogna dare un colpo al cerchio e un colpo a botte. È vero che noi ci lamentiamo e tanti si lamentano che Campitelli dice sempre le stesse cose, ma negli ultimi 3 o 4 anni non si è avvicinato nessuno. Io sono d'accordo solo parzialmente con quello che ha detto prima il nostro telespettatore a casa, finché c'è un unico dittatore. È vero, amico mio, ma tratta, nemmeno tanto. Non si tratta di essere perché, dittatori. Si perché di... qui di gente che si avvicina... Cash in mano, io parole in bocca tante, però cash in mano il discorso di quasi fondo, niente. Il discorso di fondo secondo me è quello che accennava Andrea, se tu vai a creare una diarchia, i due re di Sparta, è un discorso. Sì, sono d'accordo. Ecco, secondo me bisognerebbe fare chiarezza, perché magari, ma io sto ipotizzando, non conosco le situazioni, magari Umberto Sorgentone non sarebbe disponibile ad una società 50-50 per i problemi che ha ricordato Andrea che si andrebbero a creare. Magari se invece rilevo tutto potrei anche pensarci. Il territorio non offre tantissimo, basti guardare anche le altre realtà calcistiche locali, appunto, insomma, non offre tantissimo. Però la chiarezza prima la devi fare su cosa vuoi fare, tifosi... cioè, vuoi il socio di minoranza o maggioranza o vuoi cedere, questo è il primo
Ma senti, i tifosi si chiedono: ma come mai non si riesce ora sempre questi risultati? Se dal territorio non ci sono delle risposte di un certo tipo, e se Campitelli ha delle difficoltà a riproporre progetti come quelli vincenti, è chiaro che bisogna, tra virgolette, accontentarsi di quello che si vede, e non si può trovare altro. Cioè, i risultati sono quelli che vediamo, di una squadra che stenta a mantenere la categoria da 3 anni a questa parte. Andrea, Luciano Campitelli è una persona, come ti posso dire, anche nella, come l'ho conosciuto io, anche nella sua azienda, è una persona dinamica, sempre avanti, sempre in divenire. Assolutamente sì. Da come l'ho conosciuto io, e penso sia lo stesso, non si è mai cullato su un alloro, ma ha guardato sempre oltre: cosa posso fare di più, cosa posso fare meglio. Ed ha avuto successo anche nel lavoro, perché ha ragionato sempre in questa maniera. Ora, che succede? Che magari la situazione economica è quella che è, perché ricordiamoci che lui comunque è stato sostanzialmente da solo. Lo ha detto anche lui, anche lui, in questo studio, esatto, che la situazione è cambiata, che anche lui soffre, esatto, nel lui vedere una squadra che non vince come vinceva lui. Non ai è tempi. Persona, cioè Luciano Campitelli, quando non ha un obiettivo, è chiaro che anche lui non riesce più a trasmettere ai suoi collaboratori e ai suoi giocatori quel quid, quel qualcosa in più che lui ha come persona. Lui ha un, grande, sa lui che ha un non... merito straordinario, ha il merito di reggere comunque una società di calcio professionistico in questi tempi, avendo già messo tante risorse sul piatto. È un merito che Luciano Campitelli ha ed è straordinario, soprattutto se teniamo conto che nella storia della Teramo Calcio Malavolta ha avuto una proprietà decennale. Campitelli ha raggiunto la proprietà decennale, cioè non si trovano altri presidenti che abbiano avuto una tale longevità. Su 10 ne ha fatti 6 tra i professionisti, penso. Adesso sì, non, ma quindi... voglio dire è un risultato è un risultato straordinario. Però così sopravvivi, capisci? Esatto, devi decidere cosa vuoi fare. Ma infatti guardate che qui non c'è ora una colpa che deve essere attribuita. No, è nella normalità dei cicli. Una presidenza può a un certo punto concludersi. Sarebbe bello per lo stesso Campitelli, ma anche per i tifosi, che quando si chiude questo ciclo, se si dovesse chiudere il ciclo Campitelli, non si chiudesse vanificando tutti gli sforzi di questi anni con un azzeramento dei risultati, la scomparsa della squadra nella situazione nella situazione peggiore, ma si riuscisse a dare continuità attraverso altre risorse che possano subentrare. Però ripeto, non c'è nessuna colpa nel fermare la propria attività di presidente. Si tratta di fare una riflessione e capire cosa si può fare per ridare vitalità ai risultati sportivi di questa società, oppure è chiaro che si continua ad andare avanti con tra mille difficoltà. Io una cosa sono d'accordo profondamente con Andrea, e la giro sia a te Umberto che a Dania: non si può fare pensare di fare una società molto variegata, o meglio, si può fare variegata, ma poi ci vuole sempre qualcuno che comandi, e da che mondo è mondo in una società come quella calcistica, chi comanda e quindi ha l'ultima parola, benché sostenuto da altri, deve avere comunque una quota ampiamente superiore rispetto agli altri. Qui invece stiamo parlando probabilmente di quote quasi, non dico paritarie, ma che non definiscono un clamoroso sbilanciamento tra i vari soci. Non so se sei d'accordo. Allora, intanto parto di un presupposto: che qualsiasi imprenditore difficilmente è disponibile a condividere le proprie scelte, perché la definizione stessa di imprenditore ti dice questo: imprenditore è una persona, può avere anche una società, ma porta avanti un progetto che può essere vincente o meno, questo diciamo nel rapporto commerciale. Stessa cosa nel calcio: la diarchia, il 50-50, il 50-50, il 60-40, che cosa porta? Quello che dicevate prima: e io ho il 40 e allora metto il direttore generale. Ma questo direttore generale poi, nella ipotetica difficoltà, a chi risponde? Chiaramente risponderà a chi lo ha messo lì. Quando io lavoravo col Teramo eravamo 4-5 persone, ma c'era una gerarchia logicamente, però tu sapevi che al vertice della piramide c'era il presidente, quindi alla fine era lui che, quando sorgevano dei problemi tra le varie componenti eccetera, ascoltava tutti e poi diceva: vabbè,
si fa così, eseguite, perché è giusto che si faccia così. Quindi io torno al discorso, io penso che Luciano Campitelli a Teramo e a Teramo ha dato tantissimo, in parte l'ho visto anche lì quando stavo in società, ha fatto anche errori a livello tecnico, questo o di comunicazione, e questo l'abbiamo detto, però non ha preso un punto di penalizzazione in tutti questi anni, questo significa, e nessun giocatore ha fatto mai avvertenze perché non ha preso i rimborsi neanche in Serie D, quindi questo significa che lui ha sempre onorato i suoi impegni che ha preso. È chiaro che tu non puoi, secondo me, stare 10 anni a fare calcio professionistico in un territorio che vuoi per la natura, vuoi perché c'è stata una crisi, vuoi perché questa nostra povera regione è stata negli ultimi anni bistrattata dagli elementi naturali che comunque a livello economico hanno segnato, non puoi fare da solo, e come ricordava Andrea, forse solo Malavolta ha avuto il Teramo per 10 anni, gli altri hanno ceduto prima. Io penso che la cosa migliore è questa, secondo me, se tu non sei più in grado di farlo e sei giustificato in questo, la cosa migliore secondo me è lavarti le mani, perché metterti altre persone dentro che possono essere le migliori del mondo, però alla fine si andrà sempre a creare un problema, perché ripeto, l'indole dell'imprenditore in generale è quella di decidere e nel dubbio non affidarsi a testo croce, insomma, ecco. Certo. A completamento del discorso di Andrea, perdona Jacopo, io credo fermamente che quello che accade in campo sia diretta conseguenza di quello che accade fuori dal campo. Sì, lo avevi detto anche l'altra volta. Se c'è un'organizzazione societaria precisa, in qualsiasi modo si voglia organizzare una società, la squadra più o meno rende. Se c'è una gestione ben precisa, non andremo a rimpiangere di nuovo un Tulli, un Gondò o qualsiasi altra persona, giocatore che è passato da Teramo e che poi da altre parti ha fatto meglio che a Teramo. Da anni purtroppo ci si è affidati a persone che non che non sono stati capaci, ma persone sbagliate per quel momento del Teramo. Magari non c'è stata neanche un'organizzazione societaria precisa, magari c'è stata inizialmente una fretta, troppa fretta nel voler quello tentare che scriveva il nostro telespettatore da casa, tornare subito in serie B dopo quello che è successo nel 2015. Troppa fretta ha fatto male inizialmente, e poi non si è dato un'organizzazione ben precisa in modo tale da programmare, perché è una parola importante di cui molto spesso purtroppo sentiamo parlare, tra virgolette, la sentiamo pronunciare, ma poi la vediamo applicare molto poco. Quindi di conseguenza, in tutti questi lavori in corso che si stanno facendo a livello societario, la cosa più importante è sì stabilire ovviamente una persona che comanda e che poi alla fine prenderà le decisioni, ma soprattutto programmare, dare un'organizzazione in modo tale che Teramo esca dalle sofferenze calcistiche che sta attraversando negli ultimi anni, che grazie a Caidi e grazie al commercialista di Sant'Arcangelo non si ritrova adesso il Teramo in Serie D. Sono stati episodi che magari quest'anno o l'anno prossimo potrebbero non ripresentarsi. Per evitare che questo possa ricapitare bisogna programmare ed organizzare. Adesso la domanda, secondo me la considerazione è giusta e condivisibile, adesso però, prima di andare in pubblicità, la domanda mia è di quelle complicate. Ma secondo te tu che previsione fai, come va a finire? Quest'anno? No, dico questa questione societaria, alla fine come va a finire? Dai, io credo che... È un pronostico, lo diciamo in maniera... lo diciamo subito che è un pronostico. Io credo che sia attualmente molto complicato, per come magari lo conosciamo, l'abbiamo imparato a conoscere, a capire, a vedere anche quanto ci tenga nel ritentare di riportare il Teramo in Serie B. La vedo molto complicata che Campitelli abdichi dalla carica di presidente, attualmente però. Magari ci possono essere nuovi ingressi, magari si può, non lo so, ristrutturare la società in altro modo, però attualmente la vedo molto complicata, anche se il rapporto con i tifosi è molto compromesso. Assolutamente. È totalmente compromesso. Sì, probabilmente totalmente compromesso. Ha torto ragione, ma è totalmente compromesso. Sono d'accordo. E non parliamo delle frange cosiddette estreme, parliamo anche del tifo moderato. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Nel frattempo c'è un calcio di rigore per il Rimini che lo segna, 1-0 per il Rimini contro la Ternana, e questa è una notizia
Brutta, brutta, brutta per il Teramo, perché vediamo la classifica, il riflesso immediato di fatto in classifica, e il Rimini sale a 33 punti, 33 punti, e lascia il Teramo a meno 5. No, non è una situazione... Dopo aver perso sabato, dopo aver perso con il Teramo. Eh sì. Allora... Restiamo un attimo sulla classifica, Ania, perché volevo chiederti quanto queste tre partite, come le dobbiamo, poi magari se abbiamo tempo ci torniamo sulla questione societaria, quanto hanno complicato o risolto, cioè che analisi dai sostanzialmente di queste tre partite? Ma ovviamente della vittoria sul Rimini non si può che parlare bene, ovviamente era... No, credo che ti sia... chiedo il pacchetto completo, cioè le tre partite, quattro punti è un bottino come... Buono, discreto, pessimo, sarebbe stato, brutto. Sarebbe stato importante non perdere a Fano. Hai perso a Fano, lasciamo perdere la prestazione offerta e comunque la partita in generale che si è vista. Perdere a Fano è stato un passo negativo, purtroppo importante, perché per l'ennesima volta poi hai dimostrato di non sapere dare continuità nei turni infrasettimanali, hai dimostrato di nuovo di avere questa pseudo sindrome da pancia piena dopo una vittoria che ti coglie quando appunto torni in campo dopo 2 o 3 giorni per un turno infrasettimanale. Pensi magari di aver risolto tutti i problemi, tutti i mali del mondo vincendo contro il Rimini, e invece perdi malamente a Fano e praticamente devi ricominciare da capo. Sfiori la vittoria contro il Monza giocando anche una buona gara, direi, per la caratura del Monza. Paradossalmente è una notizia negativa, perché il Teramo, come sempre negli scontri contro le formazioni d'altra classifica, psicologicamente le affronta a cuor più leggero, e quindi magari mancando in alcuni elementi di personalità riesce a giocare in maniera migliore rispetto agli scontri diretti per la salvezza, in cui invece la pressione psicologica si fa sentire e c'è bisogno più di personalità. In questo contesto è una buona notizia andare a giocare sabato a Ravenna, perché Ravenna è formazione di alta classifica, paradossalmente, quindi una buona notizia. Bisogna però dare continuità, come si è sottolineato più volte anche dai giocatori ieri, perché fare un passo in avanti, un passo indietro, un semipasso in avanti è praticamente inutile. Bisogna cercare di dare continuità anche con dei pareggi. Ovviamente poi i pareggi devono essere coronati ogni tanto da una vittoria. I passi falsi ovviamente ci sono, però questo è il momento in cui uscire indenni è sicuramente la cosa più importante, continuare a fare punti è la cosa più importante, anche non vincere, però continuare a muovere la classifica è una cosa fondamentale. Tanto ci scrivono giustamente che il Ternana ha vinto una sola delle ultime 12 partite con il Teramo subito dopo Natale. Andrea, ti chiedo, noi martedì scorso eravamo proprio al Mancini di Fano, io e Ania, abbiamo visto una partita obbrobriosa, parliamoci chiaro, una partita oscena. Ma non solo per il Teramo, eh? Sì, però sì. Perché il Fano ha fatto poco di più. Ha fatto poco di più, ma... Perché, scusate, l'anno scorso a Fano, che era uno scontro servizi per tutti. Ma anche due anni fa. Abbiamo visto una partita di calcio. Ma anche due anni fa. Ma guarda, io ti dico anche di più, delle ultime tre Fano-Teramo, forse questo, e parlo per parte Teramo, non in generale, forse questa è veramente una partita vomitevole da parte del Teramo. Andrea, ti chiedo, il fatto che Maurizi se lo sentisse prima e avesse timore di questo turno infrasettimanale è una cosa buona, perché vuol dire che è al polso della squadra, o negativa perché oramai ne quasi conosce troppo i difetti? È più o meno la stessa cosa. Sono una sorta, diciamo, due facce della stessa medaglia. Questa è una squadra che, se ci fate caso, sì, la prestazione col Rimini ha portato a una vittoria, è stata una prestazione giustamente che è stata enfatizzata come positiva, però se vediamo anche la partita col Rimini, di contenuti tecnici quanti ne ha dati? Non è che si discostasse molto dalla partita di Fano. Il chiaro che il solito colletto che cambia tutto. No, dico sì, ma nel senso, col Fano, ecco, il Teramo ha avuto meno fame di vincere rispetto al Fano. Col Rimini il Teramo ha avuto più fame e più voglia di vincere rispetto al Rimini.
più che altro è la voglia di vincere che sembra fare la differenza, perché i contenuti tecnici sono davvero di bassissimo profilo, e questa è la considerazione più amara, ed è questo il motivo per cui il Teramo quest'anno, se dovesse salvarsi, lo farà con un campionato anche questo ansimante fino alla fine. Questa, riflettevo prima su un aspetto tecnico: quanti di voi, nella migliore formazione del Teramo, quanti di voi toglierebbero Persia e De Grazia? Forse nessuno. Nessuno. Io no. Qualcuno toglierebbe De Grazia, a torto, bene, secondo me, però io non lo toglierei. Io penso questo: De Grazia è uno che fa gol, è un centrocampista che fa gol. E quindi, in una squadra che segna così poco, dove gli attaccanti fanno così poco in termini di produzione offensiva, uno come De Grazia che fa gol lo togli? Persia è il giocatore più fisico, che ha più garra in quel centrocampo, è il mastino del centrocampo. Come fai a fare a meno di Persia? Però io sono convinto che questi due giocatori sono due anarchici, cioè sono due giocatori che vanno abbastanza per conto loro, e nel contesto vero e proprio di squadra hanno difficoltà a essere inseriti. Ma hanno delle caratteristiche che per questa squadra sono diventati due giocatori irrinunciabili. Tuttavia sono due giocatori anarchici. Quindi, se i migliori giocatori del centrocampo, per un motivo o per un altro, sono degli anarchici, è difficile che questa squadra, ma è stato così finora e sarà così fino alla fine, possa produrre un calcio di natura organizzata, piacevole e redditizia. Quindi si va avanti a folate, si va avanti con partite che, se vinci, le vinci più perché hai la voglia di vincere, di sacrificarti, o perché non prendi gol e fai il golletto, piuttosto che perché fai un calcio piacevole, un calcio redditizio. La partita col Monza, il Teramo l'ha giocata meglio nel secondo tempo, perché ha ragionissima Brocchi quando dice: la partita è diventata sporca, noi all'inizio abbiamo giocato a calcio, abbiamo sfiorato più volte il gol, non l'abbiamo fatto, quando la partita si è sporcata abbiamo avuto difficoltà, e lì il Teramo ha fatto una figura migliore rispetto al Monza, senza fare chissà, perché di palle gol il Teramo, al di là del gol, poco niente, sì, poco niente. Però è una partita sporcata, quindi le lacune che ha questa squadra nella sua fase di costruzione tecnica. Maurizi fa quel che può, perché lui sì, con lui è arrivato Armeno, sicuramente qualche aggiustamento anche tramite lui c'è stato, ma questa è una squadra che nasce in maniera incongrua dall'estate, e lui, a mio avviso, fa quel che può, e di conseguenza, cioè, nasce con una filosofia e poi si trova a stagione l'ha fatta Zichella e ora l'annella Maurizi, e quindi si fa fatica, ma meno male, nasce, aggiungo io, 4-3-3. Che Maurizi, non so quanti meriti abbia, però se stiamo alla media punti, Maurizi ha risollevato il Teramo rispetto agli inizi, e ora il Teramo se la gioca grazie a questa media punti migliore. Poi ci sono delle serie negative, tutto quello che volete, però è una squadra che, se non altro, lotta, ecco, questo è un aspetto positivo. Per tutto il resto, francamente, ripeto, ci sarà da, per il Teramo, lottare e soffrire fino alla fine. Perché, ci chiedono da casa Umberto, con le big, come diceva giustamente Ania prima, con le big le partite le si approccia meglio e si fa anche risultato, e invece con le squadre che sono dietro in classifica a pari punti? Motivi, uno secondo me è psicologico, perché tu, come diceva Ania, con la big, tra virgolette, parti senza, vai con l'idea che comunque puoi perdere, che anche se perdi col Monza non è la fine del mondo, voglio dire, ci potrebbe stare per la classifica. E secondo, in parte quello che ha detto prima Andrea, quando tu giochi con una squadra che è più forte e più tecnica di te, sei portato a mantenere, come si dice, e cercare di fare il gol su una ripartenza, su una punizione, su un calcio d'angolo, su un mischione, eccetera. Quindi diciamo che tu sei quando invece giochi con il Verona, la partita sulla carta la dovresti fare tu, e loro fanno il gioco opposto, solo che tu, cioè noi, abbiamo le difficoltà che diceva Andrea. È vero, Andrea, quei due giocatori probabilmente, specialmente De Grazia, uno che forse porta un po' troppo la palla, a volte sarà anche anarchico, io in questo sono anche d'accordo con te,
Ma il discorso è che se tu togli quelli che ci metti, cioè, e metti degli altri senza voler dir male agli altri, non è che vedi un bel gioco, vedi lo stesso gioco, sì, con la differenza che quelli ti fanno quel... appunto dico, no, quei giocatori io neanche li toglierei, per me sono non due giocatori imprescindibili, sono imprescindibili anche per me che ho fatto quella precedente considerazione, però che io benché sia siano imprescindibili, hanno questa caratteristica di essere anarchici e quindi ma questo è un aggravante sulla costruzione della squadra. In una zona del campo così nevralgica, lo si dice sempre, la zona nevralgica sì. Del campo, hai due giocatori anarchici, è difficile, si vede raramente un Teramo che fa possesso palla, si mette nella metà campo avversaria e gioca il pallone. Il Teramo tende a portare la palla su e poi torna molto presto. Diciamo che con Infantino in parte le cose sono migliorate perché un po' la palla la protegge meglio rispetto a quello che faceva Piccioni, però la sostanza è quella. Noi non siamo una squadra, ad esempio ho notato, visto le partite in casa quando vado allo stadio, noi non siamo una squadra che gioca alta, che alza la difesa, che cerca. Noi siamo una squadra che si mette dietro, gioca a 5, ma 5 significa 5, sì. Non 3-5, è sempre 5. A centrocampo di fatto sei sempre in 3, sei sempre in superiorità numerica, ti mettono l'uomo tra le linee e tu vai sempre in affanno, soprattutto sugli esterni, perché comunque sei bloccato dietro e gli esterni avversari avanzano sempre. Non siamo in grado di fare un contropiede veloce, dobbiamo buttare la palla in avanti e a volte ci va bene e a volte ci va meno bene. Per tornare alla domanda che faceva Jacopo, penso che sia questa, cioè che tu con la squadra forte sai che puoi anche perdere, quindi sei mentalmente più, certo, più libero e in più non sei costretto tra virgolette a dover fare la partita, puoi metterti dietro e quando giochi a Fano, ad esempio, abbiamo visto sempre, cioè, come tu hai chiesto Dania qual era il giudizio, 4 punti possono essere pochi o tanti. Se tu avessi perso col Monza ma pareggiato a Faro dopo aver battuto il Rimini, secondo me 4 punti erano oro, perché tu hai un punto in più, sì, e sì, hai 3 punti di vantaggio per una marcia alla salvezza, è chiaro che è oro. Tu non devi perdere poi lo sconto diretto, il Faro faceva 3 punti in meno e avevi lo sconto diretto a favore, cioè. Avresti avuto 3 punti di vantaggio, penso, adesso 4 ipoteticamente per lo sconto diretto. Io ti parlo, un pareggio sarebbe stato giusto, diciamo, ottimo a Faro. Il problema è che se tu vai a vedere la classifica, tutte quelle che stanno dietro hanno fatto tutti i punti con noi. Sì. La Genoa ha vinto a terra, il Renate ha pareggiato, il Verona, l'Albino Leff ha pareggiato. La Virtus Vecomp ha vinto. Ci ha vinto su. Le squadre di giù. Esatto, guarda giù, quelle che sono. Il Fano comunque ti ha preso 3 punti. Col Gubbio, dove hai fatto anche una buona partita a Gubbio, non sei riuscito 0-0, però hai vinto lo scontro diretto in casa, no, hai pareggiato anche lo scontro diretto in casa 1-1 e 0-0. Il Gubbio ha perso poi in casa la settimana dopo, però il Gubbio all'epoca era una delle squadre imbattute, quindi questo però come giustamente ci scrivono da casa, è un problema, perché adesso tra un po', non subito, però tra un po' ci sono 3 trasferte: Albino Leff, Giana e Renata. Quello dicevo, che bisogna dare continuità e imparare a gestire anche la pressione negli scontri diretti, perché ormai c'è poco da girarci intorno, insomma, e credo che sia arrivato il momento in cui, volente o nolente, devi mettere qualcosa in più negli scontri diretti, perché non puoi pensare soltanto magari di prendere punti contro chi sta meglio di te in classifica, non è proprio pronosticabile una cosa del genere, né un ragionamento che deve fare il Teramo. Secondo me non può neanche pensare soltanto di concentrarsi sulle sfide casalinghe, provando a vincere le prossime sfide casalinghe, perché poi puntualmente quelle sfide casalinghe le perderai, quindi di conseguenza deve mentalizzare, come spesso si dice ormai dai secoli dei secoli, pensare partita per partita, però è quanto mai vero e attuale in questo momento. Tra l'altro Proietti non ci sarà. Visto che Andrea ha parlato del centrocampo e che sono arrivati alcuni messaggi, Proietti non ci sarà e molti chiedono che... Attenzione, pari della Ternana. Perfetto. Chi te? Mi sembra sembra di Achite. Un nostro telespettatore dice deve giocare Spinozzi e non Giorgi, perché, e sommo anche un messaggio precedente, Giorgi probabilmente va bene negli ultimi 15-20 minuti. Secondo te queste sono le indicazioni che potrebbero esserci no, per sabato? aspetta, nel senso, tu stai dicendo no perché attualmente le indicazioni sono che o gioca Giorgi playmaker o gioca Persia playmaker.
almeno a ieri. Oggi era già un po' più in vantaggio Giorgi. Se dovesse giocare Giorgi, Persia e De Grazia fanno giudizio le mezzali. Giudizio giornalistico su Persia playmaker? Guarda, posso dare, ne potrei dare uno, ne potrei dare uno ancora peggiore di Giorgi playmaker. Ne potrei dare io uno ancora peggiore se Giorgi fa il playmaker a Ravenna, se vuoi. No, la domanda ti dico. La chiedo poi. Perché? Io la mia idea me la sono fatta. Ma qual è? Chiedevo conforto. No, non puoi rispondere alla domanda. È simile alla tua, mi pare di capire. Io chiedevo conforto a voi, se la mia idea era quella. Cioè, se dovesse giocare Giorgi, mezzali fanno Spighi, le fanno Spighi e De Grazia. Ti piace, Andrea, questa cosa? Questo. Ma è chiaro che ad oggi, Proietti è un giocatore che non ha una vera e propria alternativa dopo l'addio di Ranieri. Non so, francamente, comunque sarà un regista inedito in questa stagione, perché prima o era Proietti o era Ranieri. Ora non c'è Proietti, Ranieri è stato ceduto e quindi sarà una soluzione inedita. Non so, Persia mi sembra sprecato, nel senso che lui il suo lavoro lo fa, come abbiamo detto prima, da mezzala. Non e c'è quindi né il primo che né la mezzala. Beh, sì, allora probabilmente potrebbe essere inserito un altro, uno tra Giorgi e Spinozzi, ma neanche loro sono dei registi. Però fammi dire, noi abbiamo parlato di quei due al momento imprescindibili per il centrocampo, però l'innesto di Giorgi, se non sarà finalizzato ad averlo titolare nell'ultimo mese e mezzo, sarà stato un acquisto fallimentare. Io te lo posso dire a un mese e mezzo prima che è un acquisto fallimentare. Ok, però io ti posso dire, provo a, diciamo così, ad ammorbidire dicendo. No, io ti dico, e io non lo so, di chi è stata l'idea. Fermo da un anno, se. Perché si mette il giocatore anche, e mi dispiace anche per il giocatore, nelle condizioni di non peggiori rendere di non. Ok, per però io voglio auspicare che nell'ultimo mese e mezzo, quando la stagione vivrà le partite più importanti e pesanti, un giocatore di quell'esperienza può servire, ma deve essere efficiente, deve stare bene. Io spero che nell'ultimo mese e mezzo lui sia in condizioni di fare 90 minuti, di farle con il fosforo, quindi senza andare in apnea negli ultimi minuti, e di dare quell'esperienza e quella tranquillità che un giocatore di quel calibro può dare a un centrocampo come quello del Teramo. Quindi voglio sperare che nell'ultimo mese e mezzo, al di là del fatto se giocherà questa partita o no da titolare, però nell'ultimo mese e mezzo lui deve cercare di essere un titolare di questa squadra e deve contribuire alla salvezza. Altrimenti che è venuto a fare? Ma che l'hanno preso a fare? Che è venuto? Se ti perché altrimenti sembra che lui sia presentato alle porte. È vero. Che lo hanno preso a fare? Io volevo intendere questa cosa. No, hai fatto bene, perché è giusto essere. Che l'hanno preso a fare? A proposito di singoli, Celli come stagna? Celli pare che sia bene, forse talmente bene da poter giocare titolare sabato al posto di Armeno, anche per dare un po' di respiro a Armeno, che insomma è appena arrivato, ha giocato subito tre partite da titolare, magari non avendo mai giocato prima ha un po' bisogno di tirare il fiato. Celli è vero che arriva dal recupero di un infortunio, però in questi giorni pare che sia abbastanza in condizione, adesso non so se magari partirà titolare Armeno e poi subentrerà o viceversa, però è regolare a disposizione, così come Zecca, ma dopo la prestazione contro il Monza non credo che Maurizi preferirà Zecca al posto di Sparacello, perché comunque Sparacello ha fatto abbastanza bene spalle alla porta, deve ancora trovare il gol, questo è indubbio. E lo ha detto anche lui, detto i numeri lui, non mi danno ragione. Ma ne è consapevole. E comunque spalle alla porta è una posizione stracomune agli attaccanti del Teramo degli ultimi anni, forse solo Infantino, comunque due gol li ha fatti, anche sì, uno su rigore. Vabbè, rigore. No. Un altro rigore, il rigore l'aveva sbagliato. So già a chi ti riferisci. No, non è che lo voglio ammazzare, voglio dire, il rigore lo devi anche segnare. Qualcun altro l'ha sbagliato, questo almeno l'ha segnato, almeno voglio dire. Però ecco, un'altra cosa, no? Nella incongruità. Infantino Sparacello sono due giocatori fisicamente possenti. Andrebbero serviti, soprattutto Infantino, come si è visto col Monza, magari con dei palloni alti. Ma se hai una squadra che già fa fatica a portare in alto dei palloni e che ha dei tutta fascia che devono pensare anche molto alla fase difensiva, cioè questi giocatori, se li metti in campo, se giochi con Infantino e Sparacello, loro possono proteggere il pallone, per carità, ma poi la palla torna indietro, perché palla a terra il Teramo fa difficoltà. Sì. Bisogna mettere dei palloni in mezzo, ma servono giocatori che sappiano crossare con continuità.
Ventola ha fatto vedere che qualcosa può fare, secondo me anche Celli almeno possono, ma devono anche avere la possibilità di spingere, di arrivarci a fare il cross. Ventola ha messo un gran pallone dalla tre quarti, sì. Ha messo un pallone splendido e non so se l'avete sottolineato, Infantino galleggiava in aria. Lo rivediamo il gol dell'1-0, galleggiamento in aria che manco Clyde Drexler, per fare una citazione da NBA, o alla Cristiano Ronaldo per stare a paragonare. Addirittura andiamo. Però, se hanno delle caratteristiche, bisogna puntare a esaltarle e mettere dentro dei palloni che possano appunto enfatizzare la qualità di questi giocatori di andare per via aerea, soprattutto Infantino. Invece qua c'è il vizio, Andrea, di vedere lo score del giocatore. Diciamo, ma questo ha fatto sempre gol, allora farà gol pure a Teramo, ma devi vedere, come dicevi tu, qual è il suo tipo di gioco, qual è, se tu sei in grado anche di servirlo, perché io non posso credere, ricordava all'inizio Ania, tanti nomi che sono passati per Teramo, a Teramo sembravano dei pipponi e poi sono andati via, comunque hanno fatto un gol. Qua il gol di Era, beh, no, non tre quarti, un po' più avanti, quella è una posizione ideale per fare il cross, ma Infantino va in terzo tempo e resta tanto in aria, il giocatore del Rimini prova a staccare, ma si vede già Infantino che sta, guardate lì, è un gesto che in Serie C non si vede, anche la scelta di tempo, di scelta di tempo e capacità di stare in aria, ed era il secondo cross, perché poco prima era arrivato un cross di De Grazia dalla sinistra e non c'era arrivato per poco di De Grazia e non c'era arrivato per poco, sì. Ma due cross un gol, una percentuale fantastica. Sì, assolutamente. Questo è fuori di discussione. Oh, visto che siamo in chiusura, non ci siamo soffermati sul fatto, Ania, del gol preso 30 secondi dopo, di fatto, perché lì probabilmente c'è stato un po' di disattenzione generale. Abbiamo detto tante volte che Fiordaliso sta facendo un grandissimo campionato. Assolutamente. Forse lì si è un po' addormentato. Vogliamo, grande giornalista Costantini, come commentatore di Sportube il Teramo Calcio in casa al posto degli scalcinati che fanno adesso la telecronaca. Ora c'è anche un portale in cui si possono fare delle petizioni online. Io direi che se la fate, caro amico da casa, se la fai, noi la sottoscriviamo adesso, ma non dipende da noi. Forse molti ricordano, caro Andrea, oltre al gol di De Stefano, che insomma che tu, Umberto, ricordi benissimo, ma immagino anche che da dove ti trovavi tu hai sentito anche l'urlo di Andrea Costantini, però insomma molti si ricordano anche del signore che stava al mio fianco in quella sì. E anche c'è stato un periodo in cui noi avevamo le differite del Teramo con la tua telecronaca, insomma molti diciamo non ci siamo soffermati, andiamo avanti, pensiamo già al prossimo turno, non ci siamo soffermati sul gol dell'1-1 perché tanto queste sono i soliti blackout. Vediamo il prossimo turno perché si gioca a Ravenna. Oh, però a proposito di blackout, io l'anno scorso Ravenna mi ricordo al 98esimo l'1-1 di Maestrello dopo il vantaggio di Bacio Terracino, era peraltro l'esordio di Palladini. Maestrello spesso e volentieri ha segnato al Teramo. Quello che lì volevo arrivare, Ravenna-Teramo, fu l'esordio di Palladini, ma adesso allo stato attuale, ma quanto tempo sembra passato da eppure parliamo di nemmeno, cioè di una stagione fa. Sì. Eppure a me sembra un secolo Zichella. Cioè io lì volevo arrivare a questo concetto, Ania, che insomma il Teramo lo racconti tutti i giorni sul Messaggero. Perché c'è così tanta sofferenza che cioè sembra veramente tutto, passato un secolo. Viviamo tutto al massimo e non magari a cuor leggero come invece si potrebbe vivere semplicemente uno sport. È questo quello che non funziona, il cortocircuito. Vero? Cioè che quando si parla di cose anche recentissime sembra passata una vita, perché succedono talmente tante cose spesso in direzioni totalmente diverse l'una dall'altra che poi sembra veramente, parliamo di secolo scorso. Ma perché ne succedono davvero tante anche fuori dal campo e quindi di conseguenza sono così tanti gli eventi che magari poi ripensi un attimo indietro e ti chiedi, ma è passato così poco tempo per tutte queste cose che sono successe? Cioè, se... sì, è passato così poco tempo, sono successe tante cose e anche figlio, come ho detto prima, un po' di una sofferenza che Teramo si trascina da anni e da cui ovviamente deve provare ad uscire nel migliore dei modi riprogrammando.
a Ravenna, ho detto prima, è una buona notizia giocare contro paradossalmente una squadra che sta in ottima salute, che è in alto in classifica, che ormai credo che si possa considerare praticamente salva, ma che ovviamente credo che abbia anche l'obiettivo dei playoff, visto che si trova in piena zona playoff, e a casa di Caidi. A casa di Caidi, andiamo, peraltro ci scrivono il Teramo in casa e fuori con Ravenna non ha mai perso. Io adesso per le statistiche non guardate me, guardate Andrea Costantini, perché io non niente, proprio zero a memoria, non ne ricordo, io non ricordo neanche i risultati di domenica, quindi proprio però può essere una, però aver visto una buona prestazione contro il Monza è vedere... Finita Rimini Ternana 1-1, secondo me dalle parti di Teramo qualcuno un cero lo ha appena preso e sta uscendo di casa. Il discorso di, che è la domanda che hai fatto prima Dania, il Fano da quanto io ricordo gli ultimi 7-8 anni si è sempre salvata alla fine, sanno in partenza che devi salvarti, quindi apprezzi anche il punticino, non fai tragedie se perdi. E anche quando stai, come l'anno scorso che hanno recuperato tutti quei punti, sembravi spacciato, ci credono. Perché? Perché partono con una mentalità che si devono salvare, che quello è il loro budget, più non possono fare. Secondo me, ma questa è la mia interpretazione, a Teramo invece, in fondo, ogni anno, esatto, in fondo si guarda, sentivo pure qualche tempo fa, dopo qualche vittoria, il non direttore sportivo che diceva... Chi è il non direttore? Il non direttore sportivo del Teramo che diceva, direttore sportivo, che diceva sì, però si potrebbe guardare, ammiccava un po', cioè qui sotto noi guardiamo, abbiamo il vizio di guardare sempre sopra che sotto, quando tu parti per salvarti e sai che ti andrà bene anche salvarti l'ultima giornata, all'ultimo minuto, dell'ultimo istante, e faccio l'esempio di Fano perché sono anni che è sempre così, allora tu apprezzi tutto, allora non succede che tu magari, da quello che leggo, entri negli spogliatoi dopo la partita di Fano, dopo 5 minuti che l'arbitro ha fischiato la fine, che è la cosa peggiore che uno possa fare dopo la partita, casomai lunedì, casomai prima, ma mai dopo. Ecco perché questo poi va a finire sui giornali, perché il giornalista scrive e si riverbera sulla piazza, e la piazza invece di darti quella mano in più, magari allo stadio fischia, perché non ci dimentichiamo che 3 domeniche fa, quando è stato, per la sabato, la prima volta la curva ha fischiato la squadra. E questo è grave, perché la curva non si era mai fischiato la squadra. Il coro è andato a lavorare, l'abbiamo sentito tutti allo stadio. Quindi quando tu, la squadra è quella che è, hai problemi di scelte societarie, eccetera, ci metti anche passaggi societari, non passaggi societari, con tutte le gestioni di quello che è successo ultimamente, anche il pubblico è contro, diventa difficile, sai, salvarti. Poi il piede, il commercialista, San Gabriele, però sai, San Gabriele, i miracoli, non è che li può fare sempre in un'unica direzione. Pellegrinaggio a piedi? Dopo. Va bene. Scalzi? Quest'anno devo fare scalzi. Mi fai un pronostico di Ravenna Teramo? Dai, ti chiedo una cosa cattivissima. Allora, io ho fatto un pronostico, un amico, non sono potuto andare allo stadio a vedere la partita con Rimini perché avevo impegni in famiglia, e mi ha mandato un messaggio su Messenger e gli ho detto guarda, oggi non posso venire. Che la svolta epocale, lo ricordiamo che la vera notizia della serata è che hai WhatsApp. Adesso che lo sanno tutti. La vera notizia della serata e forse della stagione sportiva è che hai WhatsApp. Perché l'ultimo giapponese si è arreso. E anche tu hai dovuto... E comunque ti dicevo, e gli ho dato il mio pronostico. Mm-hmm. Il messaggio sono cancellato, ma Tony te lo potrà dire perché vede la partita con me. Gli ho detto vabbè, oggi non possiamo venire, però oggi vinciamo e abbiamo vinto. Ok, quindi allora ci prendi. Lì ci ho preso, adesso non te lo dico quello che penso. Va bene, va bene, va bene, va bene. Orecchio. Ok, poi nell'orecchio ce lo dice. Così poi ce lo sappiamo. I nostri amici a casa. Vabbè, sì, dai. No. Va bene. Invece in chiusura, giusto per quanto riguarda Speranza, invece tempi un po' più lunghi. Per quanto riguarda Speranza, dal momento in cui tornerà ad allenarsi, un mese di tempo, perché ovviamente c'è bisogno di fargli recuperare la condizione. L'auspicio è che possa tornare il prima possibile. Adesso sta facendo delle terapie a Roma. Abbiamo visto Claudicante l'altro giorno dopo la partita. Quello per effetto delle terapie che appena iniettate gli danno un po' più di dolore, però è chiaro che essendo fermo da dicembre non si può pensare che torni a disposizione ad allenarsi e giochi, c'è bisogno forse, di un po' di tempo. Mi sembra di capire, forse alla fine. Una ventina di giorni, esatto, sì. Credo di sì, nella migliore delle ipotesi, da fine marzo in poi. Perfetto, siamo in chiusura, aspettando la petizione online perché
le partite del Teramo, i commenti. Andrea Costantini che saluto, ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Ti saluto così come saluto Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, ciao a tutti. E grazie ad Umberto Sorgentone per essere stato con noi, se ti sei divertito. Io mi diverto sempre con voi perché sono, tu hai ricordato i tempi con Andrea. Andrea ti potrà dire che l'unica volta che ha mangiato la porchetta l'ha mangiato qui. Ah, io. Vabbè, c'era un video. No, c'ero anch'io. C'era un video che girava su. C'ero anche io. Tutto, ho fatto ingrassare Gerardo Masini di un chilo la sera, bello, quindi. Non invece hai mangiato la porchetta. Ottima porchetta, anche un buon vino. Mi ricordo che anche buon vino. Dovrei aver assaggiato la porchetta. Diciamo che io mi trovo bene. Certo, stasera sei venuto da mani vuote, però questo non te la passiamo. No, scherzo. La prossima volta verrò con la pesa e busserò con i piedi, come si la dice. La cena adesso. Esatto. Va bene. Comunque grazie per essere stato con noi. Buonasera. Grazie a Maurizio da Virregia, grazie a voi che ci avete seguito anche questa sera. Noi ci vediamo martedì prossimo in diretta alle 21 su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte. Ciao.